Ciao ragazze, allora oggi facciamo un olio anticellulite autoabbronzante. Beh, in effetti così avete letto dal titolo, però ovviamente c'è da fare qualche piccolo appunto. Io non so chi è che di voi, sono sicura che qualcuna di voi mi aveva chiesto una cosa del genere, infatti da questo ho preso spunto. Non mi ricordo assolutamente chi fosse, però ti saluto e ti ringrazio per l'idea. Allora, questo è un olio che voglio fare, poiché ho finito l'olio, quello là di Edera che ho fatto anticellulite, in cui abbiamo messo i nostri oletti essenziali anticellulite, di cui avete visto il video, e quindi mi voglio fare di nuovo un olio, e stavolta voglio che sia anche autoabbronzante, cioè nel senso Dare di che colorito alla pelle, renderla più luminosa e che serva anche per combattere un po' gli effetti del sole, quindi un po' antiossidante, contro i radicali liberi, quindi lo voglio usare anche per esempio se torno dal mare, mi faccio la doccia, mi faccio un bel massaggio con quest'olio e ho la pelle bella bella luminosa, idratata, tonificata, eccetera. Adesso vi faccio vedere come lo facciamo così capite tutto. Semplicissimo. Allora, utilizzo come ingrediente fondamentale il mio oleolito di mallo di noce, eccolo qua. Alcuni di voi lo sapranno perché su Facebook ne abbiamo parlato. Questa è una bottiglia della Birra che io spesso le utilizzo, queste qua di vetro scuro, e poi ci metto questi tappi che si comprano insomma, e qua dentro diciamo li utilizzo per mettere gli oli. Allora, l'olio di mallo di noce, non so se riuscite a vedere, è scurissimo, marrone scuro scuro. Su Facebook vi dicevo, ne abbiamo parlato appunto su questo olio di mallo di noce che ho fatto proprio con i malli di noce, in effetti, che praticamente ho messo sott'olio e ho utilizzato il metodo, quello che vi ho fatto vedere nel video, quindi dell'olorito, quello che abbiamo fatto al limone, quindi un metodo a freddo tradizionale, e poi ho fatto due filtraggi, quindi sempre lo stesso metodo. L'oleolito di mallo di noce è un oleolito che è un olio che in pratica dovrebbe essere autoabbronzante, cioè favorire l'abbronzatura naturale della pelle. Però ci sono un po' di opinioni discordanti. A proposito, io ho letto un po' su internet in generale, mi sono informata e che l'oleolito di mallo di noce, più che favorire l'abbronzatura, è un olio che colora un po' la pelle e quindi per questo sembra che sia autoabbronzante. Inoltre, l'oleolito di mallo di noce viene utilizzato anche come super abbronzante nell'esposizione al sole, cosa che io vi sconsiglio, come vi sconsigliai l'olio di cocco. Per l'esposizione al sole sono contraria perché ci vogliono i filtri, però magari quando proprio siete abbronzatissime e nere, lo potete usare se vi fa piacere, e ha un leggero fattore di protezione solare, ma proprio molto molto basso, perché gli oli non hanno dei filtri. Ok, quindi questo è l'olio di mallo di noce che potete fare o utilizzando appunto i malli di noce se avete un albero, oppure li potete raccogliere in generale, oppure con la polvere che vende, so che Aromazone vende una polvere di mallo di noce che potete utilizzare e fare l'oleolito. Detto questo, prima di procedere vi faccio vedere un secondo il video registrato su come ho fatto l'olio di mallo di noce. I'm scared and somewhat unprepared. Maybe I'm scared of being alone.
ecco qua, quindi avete visto un po' i punti salienti, che non è altro sempre che lo stesso metodo che abbiamo fatto per il mallo di noce, quindi sempre lo stesso degli altri oleoliti in effetti. Ok, quindi olio di mallo di noce, che poi una cosa sull'olio di mallo di noce, l'ho visto in una profumeria, olio di mallo di noce, sono andata a sbirciare l'inci, come spesso faccio, e, per capire insomma cosa contenesse, e conteneva come primo ingrediente paraffina liquida, coloranti e poi alla fine estratto di noce, di mallo di noce, quindi quello che significa che l'olio di mallo di noce, che almeno quello, poi non lo so gli altri che si comprano, è costituito prevalentemente da paraffina, quindi state attenti, paraffina liquida e coloranti, quindi il colore marrone non è dato dal mallo di noce, che nelle percentuali in cui lo mettono non serve a un tubo, ma soltanto, cioè, il colore è dato dai coloranti che ci sono dentro all'olio. Ok, fatta questa premessa, quindi fatevi voi l'oleolito di mallo di noce. Dobbiamo utilizziamo l'oleolito di carota, questo qua anche vi feci il video, questo qua sempre fatto a freddo. Andatevi a vedere il video, l'oleolito di carota, che è anche un oleolito che dovrebbe favorire l'abbronzatura, cioè preparare la pelle al sole, favorire colorito, in effetti anche come dopo sole, perché comunque è antiossidante, eccetera. Poi questo qua l'ho fatto anche mettendoci un po' di tocoferolo, quindi è proprio ok, comunque beta carotene, quindi comunque dovrebbe far bene alla pelle, se non altro favorire l'abbronzatura, ma comunque fa bene alla pelle. E poi mettiamo l'olio di vinaccioli, eccolo qua. Allora, l'olio di vinaccioli, chi mi segue lo sa che io l'ho cercato per mare e per monti, eccolo qua, e non lo trovavo, l'ho trovato a Natura Verde a Napoli, a Fuorigrotta, e spremitura di semi d'uva, questo qua in effetti è un litro e l'ho pagato sugli 8-9 euro, quindi l'ho pagato anche a buon prezzo, perché su Aromazon, se non erro, costa di più. Questo qua è un olio che alimentare contiene polifenoli antiossidanti, appunto, come vi stavo dicendo, acido linoleico, che è un olio comunque nutriente e molliente, cioè nel senso che nutre però non unge. In effetti io l'olio di semi di vinaccioli non lo troverete spremuto a freddo, ho trovato sull'angolo di Lola, che è proprio lei stessa, diceva che l'olio di semi di vinacciolo non c'è mai spremuto a freddo, perché costerebbe veramente l'ira di Dio, quindi l'olio di vinaccioli deve essere questo qua, alimentare, non è mai spremuto a freddo. Ok, poi che cos'altro dirvi? Quest'olio va bene per la cellulite, perché stimola la microcircolazione capillare e aumenta la resistenza dei vasi capillari, quindi in effetti questo qua è l'ingrediente principale dell'olio di, ve lo scrivo in sovraimpressione la marca, non ve la pronuncio per non essere derisa, quest'olio appunto che è in commercio è un olio molto famoso anticellulite, che appunto alla base è l'olio di semi di vinaccioli, che appunto è l'olio dei semi degli acini d'uva, quindi Bitis vinifera, che spesso troverete anche nelle creme, nei prodotti anticellulite, nei trattamenti anticellulite, e quindi è molto buono da questo punto di vista per la cellulite, anche se si ossida facilmente, quindi ok. Allora prendiamo una bottiglia, io ho preso questa qua, una bottiglia spray, come potete vedere, di modo che l'olio me lo posso spruzzare sulla pelle, di modo che diciamo non faccio 3000 macelli e mi sporco, e già l'ho etichettata. Ok, quindi qua dentro, questa qua, se ve lo chiedete, è una bottiglia di un aceto comprato al supermercato, aceto diciamo che si condisce l'insalata. Ok, quindi andiamo a riempire. Allora, mettiamo tre parti, quindi una parte di mallo di noce, una parte di olio di carote e una parte di semi di vinacciolo. Ok, quindi prendiamo prima il mallo di noce, quindi mi aiuto con un imbuto e inizio a versare il mio olio di mallo di noce, che potete vedere com'è scuro, vedete com'è scuro? Ok, che so, vedete, mi sono fermata più o meno qui, non si vede molto perché la bottiglia è di vetro scuro, mi raccomando, utilizzate una bottiglia di vetro scuro, anche se non è spray, una di queste qua vuote della birra va bene, o se avete una degli oli finita di vetro scuro vanno bene, utilizzate vetro scuro così il rancidisce di meno. Quindi mi sono fermata qua con il mallo di noce e adesso metto l'oleolito di carota, quindi, che questo qua è bello arancione, anche questo colorato,
e lo metto un terzo quindi di questo. Vedete com'è arancione? E adesso dobbiamo mettere soltanto l'olio di semi di vinaccioli e lo mettiamo appunto per la restante parte, quindi un terzo. Ecco qua. Ok, allora adesso dobbiamo mettere i nostri oli essenziali, anticellulite, che già li sapete, già ve l'ho detto quando preparammo l'oliolito di edera, quali erano gli oli essenziali anticellulite. E la cosa importante è considerare quanto avete messo in totale. Questa qua, il contenuto è di circa 200 grammi, quindi se su 100 grammi mettiamo 40 gocce più o meno di oli essenziali, su 200 noi dobbiamo mettere 80. Okay, quindi ne devo mettere in tutto ne metto 80 gocce, vi ripeto, perché 200 grammi. Se fosse stato 100 grammi, ne dovete mettere 40 gocce in tutto. Quindi dimezzerete gli oli essenziali. Dato che ne ho scelti 8, ho escluso arancia e limone perché sono fotosensibilizzanti, in estate vi ho detto che non li uso, e metto 10 gocce di ogni olio di quello che ho scelto, ossia cipresso 10, ginepro 10, rosmarino 10, lavanda 10, menta 10, geranio 10 e patchouli 10. Ok, adesso per dare un effetto ancora più illuminante, insomma, dorato, quindi abbronzato alla nostra pelle, andiamo a mettere un po' di ombretto minerale o mica. Allora, utilizzate una mica, se ce l'avete la mica brillante, perché ce l'ha pure Aroma Zone, va bene, o qualcosa di io utilizzo dorato. questo qua, che è colore champagne della Turco Minerale, insomma è un dorato molto molto tenue, insomma, che infatti lo uso come illuminante. Ecco qua, vedete? Una puntina, e la mettiamo in un barattolino così, dove ci sciogliamo un pochino d'olio. Ok, così vedete, man mano sciogliamo e si scioglie completamente, vedete, diventa un fluido così del colore della vostra mica. Però questo qua ovviamente poi lo dobbiamo andare a diluire nella nostra bottiglia d'olio. Vi faccio vedere proprio così, in modo che lo fate proprio così e non vi basate su delle dosi che vi dico io, mezzo cucchiaino, cucchiaino, di modo che non avete poi magari l'inconveniente che viene troppo colorato e non vi piace. Quindi lo facciamo proprio insieme così, cioè adesso io lo vado a versare qui dentro e dopo, se non mi piace ancora, che lo voglio ancora più dorato, più brillante, ne aggiungo Quindi ancora. lo Lo verso qui dentro, mettiamo il tappo e agitiamo il tutto per vedere se ci piace. Vedete come diventa? Si vede proprio che c'è dentro la mica e si nota poco perché è di vetro scuro. Se fosse stato di vetro chiaro sarebbe visto proprio un effetto bellissimo dorato, di uno fluido dorato, tipo una pozione, insomma così. Quindi ok, ho agitiamo. deciso di aggiungere anche un pochino di mica bronze, quindi eccola qua, una semplice mica normale, insomma, su marroncino bronzo così, ma proprio una puntina, come potete vedere. Ecco qua, chiudo e agito. Ok, dopo aver agitato proprio energicamente, ok, andiamo a vedere, guardate, già si vede com'è brillante e sbrilluccicoso. Andiamo a vedere l'effetto sulla nostra pelle. Vedete com'è carino spruzzato con lo spruzzino? Guardate, già si vede che comunque è colorato, ma è giallo l'oliolito di, insomma, di mallo di noce e di carota, che danno un effetto, come vi ho detto, autoabbronzante, insomma, colorato. E è un olio che è molto meglio di tanti comprati, perché oltre ovviamente ad essere tonificante, comunque ci sono gli oli anticellulite, aiuta la circolazione, eccetera, idratante, completamente naturale, emolliente, fa bene alla pelle, va bene dopo il sole, veramente contiene anche molto tocoferolo, perché Vedete come un effetto, diciamo, illuminante e sbrilluccicoso. E questo qua va bene ad esempio d'estate, ve lo mettete anche sulle gambe, se avete la gonna, quindi volete dare questo effetto così perlescente, luminoso, e in generale massaggiato nelle zone dove avete la cellulite, eccetera. Vedete? Sì,
si vede la differenza con quest'altra mano, spero che si veda. In effetti poi voi potete sia aumentare le miche che se vi piace di più, però attente che comunque se no vi colora la pelle, se no pure non metterle proprio, perché comunque questi oleoliti già sono abbastanza colorati. E basta, se insomma poi modificate voi a piacere vostro in base alle vostre esigenze, e fatemi sapere se lo fate, qua adesso ci scrivo sopra, e basta, vi mando un bacione, spero che vi sia piaciuto, ciao!